Ok. Beh, non male la canzone. Mi piace, regà. Grazie, Dark. Thank you. Allora, new game, let's go. Normale, sui indicatori di bisogno sono esauriti per risolvere la velocità normale. Sui indicatori di bisogno sono risolvere la velocità normale. I nemici causano... Tutto normale, dai, va bene, accettiamo. Un piccione! Bella, guerriero con i 50! E minchia, è vero, non ti vedo mai. Come stai? Spero tutto ok. Sembra un po' bravo, esatto, Luke, stavo per dirlo. Sembra un po' Vasco nei tempi migliori. Got me worried there, pal. They fucked us up pretty bad, huh? Huh? Damn, you really don't remember a thing? I'm Carl, Carl Cardman, your best pal. At least I was, until Evil Way Corporation turned me into a shopping cart. Now we have to get my body what? Back. Oh, and your brain, too. They cut out, like, half of it. Possibly more. No worries, I'll teach you everything. That's what friends are for. Friendship. Let's start with the basics. You have to eat and drink to survive. You still remember that, right? Uh-huh. Well, if you do, then why are you dying of thirst and hunger? Eat and drink. Basic needs. Okay. Per sopravvivere, va bene. Check the nearby trash cans for anything edible. One second, impostazioni, impostazioni, mappatura di comandi no, controlli. Sensibilità della levetta, sensibilità del mouse, direi un 4%, facciamo un 3, va. Va bene. Nothing useful. Get used to it. Try the other ones. Ma che cazzo? Pane è andato male, buono. You will eat it if you want to live. Still hungry, huh? I bet there's more stuff buried in those trash cans. They just need help getting out. Why not give them a little kick? As long as no one sees it, you'll get away with a little vandalism. Okay. Worthless crap. Move on to the only one left. Let's hope an apple core. Always nice, squisita questa, ragazzi. Yeah, yeah. That should keep your hunger at bay for a little while. Still, you look like you're going to die of dehydration any minute now. Quindi come beviamo? Try breaking those garbage bags. With some luck, you'll find a whole carton of expired orange juice. Go. Crap. Crap. Beh, davvero, confezione della cartocciata. Ma io non ho un inventario, non posso. Lascia scaglia ruota oggetto. Ruota oggetto, ok, così. Bottiglia di plastica andata a cozze. Good find. You can store it in me and we can sell it later. Just throw it at me. Ah, nel carrello devo mettere la roba, figo. Oh, that hits the spot. Scrap is nice, but we still need something to quench your thirst. Ah, giustamente è vero, nel carrello della Coop metto dentro. Try searching this big pile of trash. Beh, la schiena è che 47. Well, it seems there's nothing to drink around here. Guess ah, ieri sera abbiamo visto Slevin anche, Schele. Yes, I had it the whole time. Yes, I know that I can't drink or eat in my current state. No, I wouldn't let you die. Don't look at me like that, jeez. It's all yours now. Help yourself. Ok, interagisci anche per aprire l'inventario, va bene. Abbiamo il succo d'arancia. Prendi tutto, indietro prendi uno, consuma. Ok, abbiamo bevuto. Ok, pal, if we want to get my body back... And your brain, then we need your special powers. My special powers. You are the pigeon master.
Yep, your pigeon coop is broken, though. I bet the bugs stole the birds while we were being experimented on by Evil Way. Sono il signore dei piccioni, ragazzi. Esatto, Sandrone. They're the bugs. And what do we do with bugs? Squash them, that's what. Squash them, let's go. I have a spy who can tell us where to find your precious birdies. Guida. Ok, vado in giro col mio carrellino e vaffanculo. It's an easy. This spy is a nasty fellow, selling out his friends and still being able to look them straight in the eyes. Perché c'è un poliziotto che va in giro con uno spacciatore? Non mi sposate il carrello, vaffanculo. We creeps would never sell out our friends, right pal? Now keep pushing. Chi pusho, chi pusho? Me. Ne. Pardon, la Madonna, spaventa di nuovo, ho toccato dentro. Ok, delle lettere sulla mappa, va bene. Entra per iniziare la missione, va bene. Le missioni principali sono assegnate con la C di Carl. Here he is. Hey, Bugface! Shh, stay over there. Pretend to look the other way. I'll do the same. Convenient. This way I can do the talking without freaking you out. What? Nothing. Let's get down to business. I need some info on... I know why you came. Your stolen pigeons are the talk of the town. I know where they keep one of them, but it'll cost you some serious money. Hai dei bei soldoni, già non c'è niente. $10. Come 10 bigliettoni. Se l'avidità fatta persona. There's a difference. Yeah, what difference? $10. Fine, I wanted to show you how to harass people for money anyway. Oh cazzo, dobbiamo molestare la gente. Bella, Andrew che 41, begging. For money is done in two steps. First you draw a message on a piece of cardboard, then you shake your lucky cup in front of some faces. The more work you put into your message, the more money you will collect. You can edit your message at any time. Okay. You still have your lucky cup, right? Ok, tieni una abilità e scendi nelle modalità. Per entrare c'è una modalità accattonaggio. Good! Time to let people know that you're in need of some cash by writing a message on the cardboard. Ok, sto pensando, messaggio ottimale per guadagnare. No, non posso disegnare un cazzetto, la gente non è spronata. Allora, intanto vediamo com'è. Ah, ok, dai, la punta è rotonda, quindi va bene. Allora, chat, cosa dovremmo disegnare? Allora, disegneremo... un pollo? No, è impossibile disegnare un pollo. I polli li puoi solo fotografare, a disegnare è un animale impossibile. Ma come un cazzetto? Basta cazzetti! Ho fame, fatti il pollo. Disegneremo... Allora... come... allora... Not... Free... With... Prime... Cazzo, no! Mi è venuto una merda! Allora... cazzarola. Tanto non si capiva comunque.
Ok. E vabbè, dai, si capisce. Go. A più. Hey, not bad. Should get your point across. Now shake your cup in front of some faces to get attention. And money if you're lucky. Oh, raga, un best friend per un euro, per un dollaro è poco. Sorry, but no. Ma come no, brutto stronzo. Dai, voglio diventare tuo amico. Dai, dai, un eurino e diventiamo amici. Dai, ti racconto la barzelletta del carrellino. Ti racconto quella del piccione. Mi dati? Easy, vedi? C'è scritto un euro, pezzo di merda. Per 50 centesimi ti sputa addosso, hai capito? Non mi toccare il carrello che c'è le malattie. Fai schifo, sei un ricco bastardo. Hello. Oh, thank you. Thank you so much. Salve, bella signora. Un eurino popanino. Un eurino popanino. Dai. Vorrei poterti dare di più. Dicono tutti così, anche tu. Ehi, minchia, raga, fa più soldi di me questo. A lui no, ragazzi. Lui... Che cazzo fai? Mi vuoi investire il carrello? Get your lazy ass out of my face. Ok. Stay away from me. Ma sei ancora tu, ma minchia. I can hear your stomach grumbling from all the way over here. Devo mangiare qualcosa, come faccio? Ok, metto via la modalità cosa, do i calci alle robe. Non ho trovato un cazzo. Io sta roba però la tengo, perché magari torna utile. Mi serve della cibazza. Oh, porca puttana. Cioè, ma quindi adesso ho una struttura di una finestra? Poggers. Dai, mi serve del cibo. Una paletta! Bella la paletta! Comoda quella lì, raga. Mi serve del cibo, cibo, cibo. Oh, porca puttana, mi è partito il calcio. Scusate, è una malattia. Una malattia, devo usare la mano. E sono lì che mi parte il piede. Non è che dovete spaventarmi, mi spavento io, cazzo. Johnny, adesso troviamo. Minchia, qui è. Come vandalismo? Dove c'era un sandwich a terra? You look like you're going to starve to death. Sì, puoi venire un po' più avanti, please? Ok. Il bidone precedente, adesso vediamo. Do we really need it? Sì, ci serve. Ma porca puttana che mi parto. Mangia, mangia, mangia. Confezione cartocciata. Ah, voi avete detto che è il coso di prima. Minchia. Minchia, chi si ricorda dov'era? Era qui? Non mi ricordo più dov'era. Vabbè, rip. Dai, ma dove sono i... No. Dun 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 dun. Bombola di propano vuota. Questi qui vengono minchia super utili, raga. Giusto settimana scorsa sono sceso giù e c'era un barbone che cercava le bombole di propano. E cioè, infatti io gli ho dato un eurino e lui mi fa: ma non c'è una bombola di propano? Gli faccio: ci mancherebbe, tieni. Un'arancia è andata male, le più gustose? Quelle con più vitamine, raga.
Sono quelle con più vitamine quelle andate a male. Qua? Un giocattolo rotto. Sì, ma io voglio... Cioè, non riesco a fullarmi sto cazzo di cibo. Io voglio fullarmi il cibo. Ho una bella mela. Ma se faccio così da lontano, tipo me lo... No. Cazzo, raga, abbiamo un problema. Nel carro non ho niente da mangiare. Ah no, guarda, gli hot dog. Fuck. Ah, ma sono anche buoni. Ok, continuiamo nel nostro lavoro principale. Ok. Grazie, Johnny. Amico? Amico Hitman? Oh, pover'anima, vero, cazzo? Che siamo solo a $3, che palle! Thank you. Oh, questo ci ha dato 90 centesimi. Come no? Stronzo tirchione. Hai dimenticato il portafoglio a casa, sono palle! Dammi una sigaretta, allora. 39 centesimi. Ma tieniteli, cosa me ne faccio di 39 centesimi? Ok. Buy yourself something to eat. Sì, sì, sì. Assolutamente qualcosa da mangiare. Durissimi, una merda, cazzo. Da quando sono tornato dalla guerra. Thank you. 97. Hello? Va bene. 70 centesimi. Profit, regà. Dai, Johnny, dai, che ci sono qua. Ne sono 1,10 euro. Thank you. 40. Ai, mi ha toccato. Un eurino, ripaghiamo il debito. Niente. $9,99. Come no, dai. C'è la stessa maglia del tipo di prima. È il minimo che possa fare, capito? Cioè, praticamente in debito. Easy. Anche questo mi ha dato $1,60, regà. Ah, tornava, dovrebbe essere il marker giallo, credo. Ahia. It's a pleasure doing business with you. You'll find your bird down this alley. One of the bugs has locked himself in a cage with it for safety. Sì, credo che facendo lo stream non guadagni i soldi, cioè non li faccio $10 in 10 minuti. Anzi, senza credo. Senza credo. Trova il piccione rapito. Ok, dovrebbe essere la C. Come vandalismo. Posso anche saltare, amici. Cioè, sono un barbone atletico. C'è il fall damage? No. Almeno da lì no. Trova il piccione rapito. Dovrebbe essere qui. Guardalo lì. Cosa? Ah, vai a fanculo, hai capito, coglione? Devo impegnarti di più? Try to piss him off. Or better yet, on him. Get lost. Hai capito? E quindi? Johnny, sono fottuto idrante. You can do shit to me. Te cazzo.
chiamami Igor, sono fottutamente un Ghostbuster e il mio liquido ectoplasmico è fottutamente infinito. Vaffanculo. Vaffanculo. Easy. He'll remember this day as the great wetening. Time to get your pigeon back. Vado a riprendermi il mio piccione, cazzo. Let's go. Grazie Luke, thank you so much. Almeno completiamo il tutorial. Grazie del supporto, my friend. Good use of him. Or her. Jeez, can't assume genders these days. Anyways, your birdie looks weaker than usual. We should visit the pigeon lady. She might be la signora dei piccioni, regà, let's go. Andiamo dalla signora dei piccioni. Oh cazzo. New toyers, eh? Stay where you are and give us your pigeon back or this freaky thing goes bye-bye. Little help, pal. Prendi una piccione abilità per equipaggiarla. What? Scazzottata. Shuriken. It seems that you have recovered your shuriken pigeon. You trained it using the forbidden techniques passed down onto you by your ancestors. It flies in a straight line and lodges itself into the target, dealing damage and even knocking the man down if it hits the head. You can upgrade it to equip it with pigeon-friendly explosives and to make it fly faster. Okay, easy. Arato! Let's fly! What the hell? Sono l'uomo dei piccioni, regà. Oh. 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 Ok. Easy. Andiamo dalla signora dei piccioni. Bella caccia, ups. You wouldn't get your special pigeons if it weren't for her prestige eggs. You haven't visited her much lately. Quindi mi sa che man mano che tipo sblocchi dei piccioni nuovi c'hai delle abilità nuove. Well, most of the time actually. Okay, all of the time. Ma se investo uno col shouldn't refuse to help a pigeon in need. I'm sorry. I'm really, really sorry. Dai, non fare la robosella. Vedi, lo sapevi che servivano a me. Mi servono per l'oculista. Così non ti tiro più sotto. Easy. Oh cazzo. Bugs for life. Shay, I can't believe she kicked us out. I was sure she wanted to buy it. Crazy old hag. Folle megera. How did you? Never mind. Bugs, swarm him and take him out. Watch out! Big bugs sure know how to pack. Ma a punch. Va, li spacco, cazzo. Had enough. Oh, cazzo. Intorno alla macchina, intorno alla macchina. Via, 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 intorno a quest'altra macchina. Oh, 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 oh. Via. Attacco Ranger. Ma scusami, l'unico modo per... Ok. Colpo del piccione. Oh, arati, cazzo. Oh, stai giù, devi stare, capito? Giù. Porca puttana. Time to visit the pigeon lady. Schiaccia col carretto. Esatto, esatto, cazzo. Così, così si fa. Eh? Chi comanda adesso? Porca puttana. Mm.
Ok, porta piccione insieme ai piccioni questa volta davvero. Ok. Go on, I'll stay on the lookout in case more bugs show up. Besides, she's way too boring. I mean, way too spiritual for my taste. Oh cazzo. Oh cazzo, è un po' creepy. Long time no see, friend. My pigeons already told me what those pesky bugs did. Let me look at your bird. Oh, what a sorry sight. It used to be so huge. Now it is so small. Cioè, stai dicendo che il mio uccello è flaccido? Ascolta, piccola stronza. I'm talking about its spirit. It's tiny and scared. Thing lost its home. Stronzi. Got separated from its master. Tieni, tu ne hai più bisogno di me. Che bastardi. With enough rest and care, its pigeon spirit non so chi sia stato, ma thank you. Strong again. You need to rebuild your pigeon coop. Only then will you be able to bring your birds back to their full potential. Unfortunately, I can't help you with this quest, as it requires parts and skills beyond my reach. Facciamo che la donation da 5 è come quando loro mi danno 70 centesimi. Vediamo chi sarà il brillante che mi dà 10 dollari come il tipo di prima, che non me li ha dati, ma faremo finta che me li ha dati. I'll mark his whereabouts on your map. Oh, thank you. Please, visit me whenever you need seeds and gifts for your precious pets. Ok, vedi, mi vendi i semi per cosa? Build the coop. In the meantime, I'll send out my friends in search of your lost birds, free of charge, for old time's sake. Ok. Costume attuale? Ah, ci sono i costumi per i... Ciao, Nico. Ci sono i costumi per i... Per i piccioni, vedi? Sono le skin dei piccioni. Però dobbiamo sbloccare con non ho capito cosa. I corpi dei tipi sono desponati? Cazzo, perché effettivamente non ho visto se si potevano lootare. Buono latte, cazzo. Guarda che buono che mi ha tirato su sia la fame che la sete. Ma tipo qui con i piccioni... Ah, ho preso il guano. Ok. Le macchine non posso rubarle nulla, no. Ok, quindi fammi vedere un attimo la mappa. Ah, personaggio. Ma c'ho le stat! Di tutte le costruzioni. Cioè, posso pure buildare? Tempo della fine della picciabilità inferiore. Aumenta il danno agli attacchi corpo a corpo. Esatto, Jin. Salute massima, resistenza massima, gli oggetti con messina ripristinano più fame e più sete. Ok, ti piace. Posso rispeccare? No. Ok, non c'è una leggenda di cosa vogliono dire i marker? No, Oh, posso mettere il mio marker? Le R dovrebbero essere missioni secondarie, credo. Cosa sono questi cosi rossi? Andiamo a vedere. Sembrano palloncini. Off-road col carrello. Niente, va bene. Oh, ma che cazzo? Ma perché mi dovete picchiare? Affanculo. Pigliati i miei piccioni in faccia. Bitch. Ma se io volessi passare dai piccioni al corpo a corpo normale, come faccio velocemente? Ah, col tab. Arati, cazzo. Ah, io posso anche rubarmi... What the hell? Lo sto tenendo su con il pipino. Oh. Così nessuno saprà mai nulla, chat. Ok.
pretty good. Ok, mi raccomando ragazzi, sempre buttare i corpi in mare quando fate azioni di questo tipo. Ok, quindi credo che i palloncini... Ah, così imparo a craftare il tappeto ora. Oh. Ok, quindi le cose rosse potrebbero essere una recipe o magari tipi da pistare, boh. God, this city has gone dead. I wouldn't do that if I were you. Liquidator, Johnny, ok? Era il mio liquidator. Ma non te ne andare nudo. Voglio vedere da dove li tiro. Ah, cazzo, faccio fatica. Un urino, please. Un urino. Grazie. Dove ci viene il culo? Ma ha fatto dito medio! Pezzo di merda! Pezzo di merda! Hai capito, pezzo di fango? La prossima volta pensaci due volte prima di farmi il dito medio. Brutto stronzo! Via, via, via. Via, cazzo. Non scappiamo prima che ci sgamino. Ok, allora. Dov'è la G, scusami? Ah no, la C era. Ok, andiamo alla main quest, dai. Era 9, sì, non ho pensato ad altri che a 9 mentre lo schiacciavo. Aia. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Come, entertain me. Come? You will be handsomely rewarded. Oh, aspetta, vediamo. Una secondaria. C'è Willy Wonka, buongiorno. My boy. Did you know that rich people use poison simply for the sake of having fun? It's a vulgar display of power and wealth. So I was thinking, I'm more wealthy and powerful than most people with you. Why not express that in a vulgar way? Sir Randall. Exactly. I wish to show my dominance in the most primal way possible. However, the process is somewhat undignified, and I don't want to put my good name in jeopardy. That's why I want you to be the vessel of my power. Sì, sono pronto a essere il vettore del tuo potere. Take out your Willy and urinate on the people wearing fancy suits. There, I said it. Do this and you will get your reward. Also, be quick about it. Time is money. Devo tirare fuori il mio batacchio e urinare sulla gente. Ok. Ok, sono pronto. A me questo sembra... Qual è il canone di elegantezza, scusate? Cioè, scusami, in base a cosa uno deve essere elegante? Per me questo è elegante. Ah, infatti era elegante, ok. Tu sei troppo elegante, Johnny. Ok. Oh, cazzo, sta volando. Ah, è a tempo, 3 minuti, cazzo. Tu sei elegantissimo. Tieni sta spisciazzata, cazzo. Bitch. Corri. Questo è un barbone che mi vuole picchiare. No, sono 3 barboni che mi vogliono picchiare. Vi faccio il trucco del palo. Oh cazzo. Figa, piscio birra. Aia. Via. Piscio birra, ragazzi, c'ho anche la... Ah! 4, guarda qui che combo. 5, 6, 7, tutto in una sprayata sola, raga, con un caricatore solo. Non sono attento che c'era poliziotto lì, cazzo, che se mi viene col batacchio in mano sicuramente mi... Che fighi!
Dai, 2 minuti abbiamo. Questa è elegante. No, è sportiva. Non ci arriva Palomba. È finita la gente elegante, regà. Well, I'm not taking this street again. 8, dai, meno 2, meno 2. Io papà, io papà. Oh, shanté. No, no, no. Tu sei elegante? Non sei elegante, cazzo. Oh no, not this shit again. You've made a terrible mistake. Porca puttana, quella si è incazzata di brutto, raga. Vediamo un gioco di spessore stasera. Sì, sì, stasera è un gioco importante. Dai, che fallisco la quest, cazzo. Dai, non c'è uno stronzo elegante. Lei è più o meno elegante, dai. Non conta come... Non mi dare i pugni, stronzo. Tu! Ok. Ah, minchia, $28, raga, mi ha dato un botto di soldi il tipo. Oh, ma che cazzo mi sta pistando un poliziotto? Oh, shit, sono inseguito dai poliziotti. Via, via, via. Cazzo, sto morendo. Faccio il trick a cui i poliziotti non possono mai resistere. Oh, shit. Via, 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 al parco giochi. Quick, find a place to hide. Oh, merda. Cazzo, 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 find a place to hide. Dove mi hido? Dai, di qui non ci arriverà mai lui. E non posso abbassarmi, oh, regà. Easy! Ci hanno mollati. We tricked the police once again! Once again! Minchia, un HP, raga. Ok, come mi curo? Ah, intanto prendiamo il perk. Che gli indicatori si esauriscono più lentamente. Ah, cazzo, devo prendere questo, che prendiamo più XP. Mangiando. Non so che se tocco uno scalino muoio. Questo qua è un amico di Snow, raga. What do you want, Puke Stain? Hook you up with free materials, huh? Oh, Mr. Jello can hook you up, all right. Hook you up your ass! Why not go and ask my competition for freebies? They can afford it. All my customers already left for those fuckers. They're more trustworthy, more professional, more not a mentally unstable clown with a hook for a hand. Oh shit. Idiots. My place has the most bang for the buck. My stuff is dynamite. Take that silly card of yours and go tell them that I won't go down quietly. Wait. Okay. Sorry, I'm a little bit short of fuel. È noto che sei incazzoso, Johnny. Non ti vedo su di giri. Oh, io consegno un pacchetto per lui e gli do la roba gratis. Easy, looks like a good deal. Oh shit. Thank you gift for my competition. I strapped it on your shopping cart. Just be sure to drop it off at the exact spot I marked on the map before the timer runs out. Oh shit, just a clock, bro. After you make the delivery. Good luck. I hope you enjoy fireworks. Gli regaliamo un orologio, amici. Presto, presto. Dobbiamo andare, mica, all'altra parte della città. Veloce, veloce, veloce. E devo stare anche attento perché se per errore mi faccio investire muoio.
right, pal? Corri, cazzo, corri! Anche in discesa andiamo a cannone, raga. Adesso in piedi sul coso e via! Non c'è più stama. Dai! Oh, God! Are we there yet? Ci siamo quasi, Carla, ci siamo quasi! I'm sorry, I'm so sorry, I'm really, really sorry. Wait, did it just get faster? Okay, easy. Sentite, era una sveglia. Sentite che c'è la sveglia che suona. Peccato che quando gli abbiamo dentro, mentre ci sia stata un'esplosione, speriamo non si sia danneggiata la sveglia. Per seminarle, ok. Ah, ma quindi c'ho gli sbirri. Oh, cazzo! Via. Oh, cazzo, ho preso un corno di drago. Dov'è il mio carrello? Non posso lasciare il corno di drago. È tipo giga raro. Eccolo il carrello. Ok, ok, il loot. Loot prima di tutto. Minchia, ho un HP, raga. Ho un HP, devo seminare la polizia. Ehi, piccioni, mica posso tirargli 12.000 piccioni addosso. Johnny, adesso vi faccio il doppio zigzag e li aro. Ci siamo, raga. Easy. Easy. Beh, a parte che, ripeto, questo mi segue in automatico, quindi... Andiamo al carretto di gelati, se magari col gelato mi curo. Questo è un gelato per 1,50€. Aspetta, ma non è che mangiando mi curo? 10% di vita. Minchia, è una merda. Rottami, spazzatura. Ah, credo che senza sta roba qui posso recuperare la legna. Ok. Ehi, 6% di vita non è niente, cioè. Sei serio su quello che mi ha appena chiesto? Cioè, mi vuole guardare mentre lo mangio? Vediamo il gelato. Il gelato mi dà solo cibo, niente. Ho visto adesso come si chiama il carretto. E infatti quando siamo arrivati ha detto vedi qualcosa che hai voglia di leccare. E quando compri il gelato ti dice posso guardarti mentre lo mangi. Shit, un maniaco. Mozzicone di sigaretta, consuma. Ma è un pacchetto, non è un mozzicone. Ok, va bene, andiamo alla main quest e via. Credo che... Allora, visto che ci sono i perk per buildare, probabilmente magari possiamo costruirci tipo una casettina. Questo giustamente è ancora il tutorial, credo. Che ansia hai il carrello che ti segue? Un citriolo è andato a male. E mangiamolo. Qua ci sono i tipi... No, 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 cazzo, tecnica del piccione. No, ho sbagliato, non la tecnica dell'elemosina. Easy. Arati, cazzo. Ah, questo non è morto. Ti lancio addosso il tuo amico? Ma che cazzo? Ti ero rincoglionito quello? Guarda qui, sì, vedi, mi sa che dove ci sono questi tipi qui ci sono sempre i progetti.
Infatti dall'altra parte ho preso il progetto di quello, adesso la paga. Oh, dormi. Ah, minchia. È impossibile curarsi, regà. Cioè, posso dormire sulla panchina, ma... Ma tipo, il poliziotto adesso mi... Lo posso... Collega? Ok. Troppo poca vita, minchia. Mi consumo un botto di... Cioè, a quel punto meglio mangiare. Recuperare vita sembra duro, regà. Dobbiamo trovare il modo di curarci. That was bombastic. It's time for me to fulfill my part of the bug. Magari quando hai la fame full ti cura anche. E no. Ah, vado a cercare una raccolta differenziata. Attendi, ok. Bella Tosco. Ok, dovrebbe avermi dato i rottami. Questo cos'è? Legna? Ok. Cartone, perfetto. Sì, vedi, adesso secondo me ci fa costruire... Ah, l'inventario è pieno. Aspetta, allora, sta roba qui... non posso buttarla? Tipo una spazzatura? Prendi uno. Cioè, sta roba qui non posso riciclarla, vero? No. Che palle, ok, dobbiamo ricordarci di non tirare sulla merda. Ah, oh, questo invece dovremmo poterlo riciclare. Perfetto. Dai, non posso riciclare più roba contemporanea. Lo spacco sto coso, fammi mettere dentro sta roba. Ok. Le gomme, spazzatura. Oh, questa è spazzatura. C'è una palettina, Gianni, tieni. La finestra mi dava la legna. Dai, che ansia. Ok. Un po' di legna. Nel mentre che fa la legna buttiamo questo. Il vaso rotto a fanculo. Rottame. Questo è già rottame, quindi potrebbe servire. Questo invece lo dobbiamo riciclare, quindi mettiamo lì. Facciamo così. Due e tre. Le padelle mi davano roba, però vedevo che valevano $4, quindi quasi quasi. Però adesso mi tengo la padella così. La sera di appena accendere la crescita. Ok, questa è tutta roba di semi, rottami. Questa è spazzatura. E questa è spazzatura. $4, raga, è profit, $4. Ok, adesso mi sta facendo il tutorial su come buildare, vedi? Secondo Gianni che finisco di riciclare e poi andiamo avanti, che c'è già le mie cose da fare. Cioè, non è che sono uno che perde tempo, hai capito, Ronald? Ok. Prendi l'albero, prima che te lo... Ok, quindi tutto diventa arancione quando sei in modalità building, ok. Ah, qui forse dove mi faccio la base io. Costruisci un banco da lavoro, produzione, utilità. Letto, letto comodo, cassa, no? Banco da lavoro, credo che di riparazione, materiali e altri oggetti utili, va bene. Ok, da qui devo fare un repair kit. Figa, 5.
Da maestro avanzato, ok, chiodi, foglio d'alluminio, sigarette. Eh no, sto tentando di capire... C'è qualcosa che mi aiuta a curarmi? Ok. Prendiamo il kit di ripavazione, prendi uno e lo usiamo sulla piccionaia. Ripara. Easy. Remember that you can visit my place to buy rare materials. I might even give you some in exchange for more gift deliveries. Ok, questo ogni tanto mi dà le quest. Quindi non è Amazing Show, è Amazing Snow, perché è un pagliaccio e quindi è amico di Snow. Ah, posso migliorare le abilità dei piccioni, della piccionaia. Oh. Creeps are in danger. Meet me as soon as possible. Your trusty spy, Bugsy. Bugsy. That doesn't sound good. We should pay our spy a visit right away. Ok, allora il discorso è... interagisci. Ma vedi, con queste robe qui i piccioni fanno detonare l'esplosivo dopo aver colpito il bersaglio e provocano danni ingenti. Però mi servono i chiodi, eccetera, che non ho. E mi conta la roba che ho nel carrello come inventario. Perché giustamente è vero, il carrello è il mio inventario. Ma io vorrei curarmi, regà. Allora, costruiamo. Tab. Difensiva. Ah, protezione monouso dei raid. Scaglia bottiglie contro i nemici durante un raid. Ah, quindi mi vengono pure a raidare la casa. Figli della Wedra. Cucina gli ortaggi per renderli più nutrienti. Accendi la tua scorta aggiuntiva da qualsiasi cassa di questo tipo, ok? Quest'anno niente vacanza. No, faccio la prima. Oggi, questa è l'ultima. Cioè, settimana prossima è l'ultima settimana di stream. Poi mi fermo una settimana che. Dopo 2 anni e mezzo quasi mi piglio una settimana. No, fondi i rottami in metallo per farne lingotti in alluminio. Minchia. Lo sfibratore trasforma il legno in carta. Rifugio per senza ospita un solo creep che può inviare in missioni per avvistare tra i rifiuti. Hai capito? Posso subaffittare la mia zona. La fornace. Ah, vedi, qui sono gli altri tipi di piccionaia. Che mi danno le altre abilità. Lo beccano in forma di panico momentaneo. La picciornadaia. Vorticosamente che non è un tornado che scaraventa la gente in aria. Minchia, questa è OP. No, perché ha predatori che possono essere trangugiati o scagliati, ok. Dai, vicino Firenze, abbiamo trovato una casa a poco, stiamo lì una settimana, cioè non facciamo veramente niente di particolare, proprio giusto per andare fuori dai coglioni. E regà, non trovo il modo di curarmi, cazzo. Io mi rispetto zero. Risorse, aumenta le chance di trovare oggetti migliori quando l'ho vista, ne devono più soldi. Ah, perdi meno soldi quando finisci in ospedale. Non è che in ospedale mi curano? Dov'è l'ospedale? Chat, vedete un H? Quindi bisseccona vicino Firenze. Probabile. No. Vabbè, andiamo avanti con la main. Forse, effettivamente, come dite voi, devo morire almeno una volta. Devo morire almeno una volta e...
e mi spiega come curarmi. Perché mi sembra strano che abbia parlato di tutto tranne che della vita. Cioè, la vita è importante, amici. Oh, però si giochi qui, c'hanno sempre le musichette super azzeccate, incredibile. You know the drill. Keep your distance and look away. Yeah, yeah. We got your message. What's going on? Have you noticed that the streets are full of bugs, but the creeps are nowhere to be seen? Yeah, and? We're just better at hiding. I'm afraid that's not the case. The bugs ran a coordinated attack against all the creep members. They're forcing them to leave Bumville. What? Those dirty pieces of... If you want to keep any creeps on your side, you better go and save them. Now. Come on, pal. Go, cazzo. Let's beat this idea out of those stupid bug heads. Rispetto fra... Ah, vedi, adesso trova il creep bullizzato. Porca puttana, dov'è il creep bullizzato? Andiamo a salvarlo. Nessuno verrà bullizzato in mia presenza, avete capito? Ah, eccolo lì. Oh cazzo. Doggiati, easy. Oh cazzo, volevo già buggarli, ma non ce l'ho fatta. Vaffanculo. Ma che cazzo mi lanciano le Molotov? Ma sono pazzi. È il momento dell'abilità piccione. Vai a fanculo. Doggiato. Vai a fanculo anche tu. È un punto vantaggio non speso. Va bene, ma lo spendo, tranquillo. You bitch. Ok, mi sono curato mezza vita. Ho perso un po' di soldi, però. Pochi, ma ne ho persi. No. Adesso dov'era? Porca troia, non me lo segna più sulla mappa. GG. Oh, shit. That's a problem. That's a problem. Ero tipo in sta zona qua, credo. No, vallo a ripizzicare mo al posto. Dai, sono morto come un coglione all'ultimo hit. No, non lo ritroverò mai così a caso, raga, è impossibile. Forse si è annullata. Eh no, perché... Ah, tu dici devo trovarne un'altra. Se sconfiggi i bugs, posso anche che picchio questi. Vediamo. E se vi ho arati. Eh no, vedi. Faremo fare il baldacchino. Ah, che se ti schiaccia col carrello è la parte più bella. Non ti schiaccia col carrello. Feel free to look around. Adesso te lo metto bene. Porca troia. Non c'è il tasto lascia senza... Ah sì. Niente, oh. Sei un pasticcomene, sei. Ok. Ti porto anche gli altri. Stai tranquillo, stai. Niente, cade. Questo vende le sigarette, non voglio le sigarette. Vedi la vodka ti cura la vita. Messaggio per il sociale. Allora, la vodka o il vino. Minchia, però costa $7, 44% di vita. Però direi che la possiamo prendere una. No, ok. Stay positive. Vodka, consuma, perfetto, almeno ci siamo curati. No, cazzo.
shit. Sopra le sigarette aveva altro, vediamo. What'll it be? Ah, gli antidolori. Ma porca puttana, $2! Johnny, ti posso ridare la vodka? Te la lascio lì. Mi rimborsi parziale? Dai. Va bene, abbiamo comprato un po' di cure. Porca troia. Unlucky, regà, unlucky. Ero ovest con la missione. Vediamo. Pam 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 pam. Ero dentro un vicoletto. Pom 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 tum pom pom. Questo non mi ricordo se... Però vedi, non me lo dice direttamente. Cioè devo prima metterla via, poi la selezione mi dice se è riciclabile. Ok, sì, vedi, la bombola di propano sì. No, non era qui. Forse era qua vicino. Qua a sinistra. Cazzo. O forse devo girare in giro e ne troveremo un altro che viene bullizzato. Cos'è questa macchina strana parcheggiata? Una piuma? Oh! Cos'è quel robo? Dei radiofunghi, raga, what the hell? This would go great with whiskey. Ho trovato dei funghi radioattivi? Sì, Oka. Porca troia, dov'era? Tum tic tum 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 tum. Ah, figo, ti rimane segnato sulla mappa il radiofungo. C'era del blu tipo mare. Vedi, perché adesso mi segna il poliziotto? Forse qua dentro? No, lui è quello che mi ha dato la missione. Ok. Ripercorriamo la stessa strada. Che cazzo si ricorda? Forse era qui? You probably don't What? Remember this place, but it's a training area for your pigeon shuriken skill. You've built a couple of places like this around the city, so you can always train to be a better bum. Pay them all a visit if you want to hone your aim and reflexes. Do that. I'm ready. Be as strong as your former self in no time. Che sono una pipa ora. Simply stand in the designated area and equip the pigeon to start the training. Sono pronto. L'equipaggio. Prego. I can hear your stomach grumbling from all the way over here. Oh cazzo. Fottuto cooldown dell'abilità. Spara. Spara. Ah minchia, mi sa che allora devo sparare prima quelli fissi. Cioè prima quelli che si muovono, perché quelli fissi rimangono giù di più. When was the last time you ate? C'ha fame il mio PG. Diver. Ah ok, l'ho preso. Prendilo. Easy nell'angolino. Ma non c'è un punteggio, vero? No. A me non sta contando un cazzo, raga. Ah, ho livellato. Great work, pal.
hurling those pigeons like a pro. Ok, easy XP, raga. Easiest XP of my life. Dammi un hamburgerone qua, un hot dogone. Cazzo, mi sono fottuto la missione. Porca di quella porca. Dov'è sto scemo bullizzato? Dai. Beh, qui farmiamo i corni di drago che non so cosa siano, ma... Ci sono dei puntini rossi sulla minimappa? Indietro, vediamo. Ah, qui, aspetta. Eh no, vedi, non so se sono loro. Oh sì, invece, go! L'abbiamo trovato! Vedi che non me lo equippa, sto cazzo di shuriken. Ok. Fanculo, voi e le molotov. Tiro i piccioni, ti tiro. Ma che bello che c'hai i piccioni infilzati. Headshot, bitch. Dove scappate, pussies? Eh? Vaffanculo. Cosa? Ah, vedi, ok, tu li salvi e... fare vedere. Go, cazzo, andiamo a pisciargli sull'ingresso. They got too bold and need to be reminded that the creeps are the true rulers of this city. Simply follow the bug-themed graffiti if you want to find their disgusting nests. Ok, vediamo se ne troviamo uno. I punti non spesi, va bene. Allora abbiamo... aumenta lo spazio di inventario, aumenta la velocità di Carl, mio. Oh, questo è il coso. Vediamo se vediamo in giro... Cazzo! E mi investono. Ma che cazzo mi investono? Prendi i bugs in arrivo. I bugs mi hanno reazione alla tua base se non pagherai il pizzo. Cosa? Paga il pizzo, $5. Chiedi ai creep di occuparsi. Non di rispetto. Proteggi la base da te gratis. E dov'è la mia base? Sarà questa? Spero, sì. Ma porca puttana! Andiamo a difendere la base, signorine. Ci vogliono raidare i pezzi di merda. Presto, presto, presto. Ma c'è PC che mi si stanca subito, non capisco perché. Prima correva di più, mi pare. Oh, cazzo, tutta questa agitazione e non la tengo più. Ma siete pezzi di merda? Figa, vi aspetto con i piccioni in mano. Ma che cazzo vuole il poliziotto? No, Johnny! È perché ho fatto la pipì? Johnny, sta per arrivare il ride, non mi devi rompere i coglioni! Bad idea, pal. Merda. Merda, merda. Oh, cazzo! Minchia, pure gli sbirri. Ma che cazzo è? Questi mi spaccano tutto, ma c'ho pure gli sbirri. Ma guarda che merda. Cioè, ma è enorme! Porca troia, help! Sono morto. Oh, what the hell? Torniamo a casa presso il raid ancora, ragazzi. Però magari non ci sono più poliziotti. Corri, 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 corri. Cazzo, a saperlo $5 li davo ai tipi. Oh, ho sbagliato traversa, ho sbagliato traversa. Oh, Gesù Maria di Leuca.
Fammi equipare l'uccello. Non mi spaccare la base. Ma è il coso per riciclare. Vai a fanculo. Ok. Dai. E quindi vado a usare un repair kit. 20 su 100 è rotto. Ma guarda che figli della Wedra. Porca puttana. Ma porca. Dov'è il carrello? Qua. Dammi un kit per riparare. Perché non si è aggiustato? What? Ripara 10? Scusa, quanto costa ribuildare una merda di queste? 2 di cartone, 20. Ciao Franca, grazie mille per i 2, thank you, welcome back. Non posso riciclare il cadavere purtroppo. Pezzo di merda. Vaffanculo. Peso. Allora. Dormi. Mi toglie un botto di roba, però no, dormire non voglio dormire. Sto pensando... Ah, dovrei buildare una cassa. Così svuotiamo il carrello. Utilità. Cassa, mi servono i chiodi. Come li faccio i chiodi? Fonderia in alluminio, no, servono i chiodi. Forse dal banco di lavoro. Bella, bianco. Riparazioni avanzate, non dice però quanto va bene. Allora, abbiamo fatto i chiodi. È un po' di legno la questione building. Ok, abbiamo una cassa, la mettiamo qui. Esci dalla modalità, interagisci. Oh, guarda che figo, ok. Allora, così lasciamo giù tipo i semi. I semi che non me li porto in giro. Lasciamo giù il guano. Gli antidolorifici. Vabbè, questi me li posso portare in giro. Kit di riparazione li lasciamo giù che non me ne faccio un cazzo. E credo anche i materiali a sto punto. Legna, eccetera. Questi me li porto in giro che li vendo. Le viti. Riesco a fare un'altra chest? No, perché non ho legna. Figa, dovremmo riciclare roba. Allora, aspetta. Oh, questa è l'acqua. Direi che possiamo berla. Ma forse mi conviene mangiare e basta. Abbiamo anche l'acqua, ok, così ci siamo curati. Ai punti personaggio, va bene, aumenta lo spazio dell'inventario che potrebbe non essere male, aumenta la resistenza massima, la salute massima. Luci i prezzi, crea dentro di un set di ingredienti, aumenta la quantità di... No, ogni volta che usi un miscuglio, no, sta roba qui è avanzata. Senti, i pianeti crescono più rapidamente, i cripti danno più oggetti quando portano a termine le missioni, diminuisce il costo di materiali di tutte le costruzioni. Questo potrebbe essere buono. Aumento di danni di attacchi corpo a corpo, velocità di attacchi corpo a corpo, ogni pugno può mettere a tappeto il nemico. Mio. Mio, regà. Oh, un altro. Go, cazzo, Viaro. Ciao, Giuma. Dove sei stato? Oh, shit.
sei pazzo che mi tiri le molotov? Basta con queste molotov! Cazzo, picchiate come i veri barboni a pugni! Non tirare le molotov! Dov'è l'ultimo? Vaffanculo. Montagna Abadi, che bella vita. Sì, due gioconi li ho fatti, Road 96 e 12 Minutes. Due gioconi li ho fatti ultimamente. Allora, vedi, tipo scatola di cartone, mi conviene portarmela che... Perché non posso riporre? Ah no, perché le rompo e mi dà direttamente il cartone. Ah, hai capito, questo lo riciclo io. Domani ci torni? What? Cioè, hai fatto 2 settimane di vacanza, sei tornato a casa un giorno e domani torni in vacanza? What? Ma alla fine Bridge Edge dobbiamo farlo, Bridge Edge? Non puoi riporlo. Cazzo, però questo è massa legno. Ah, giustamente lo spacco. Ok. Sempre Monkey. Bella step. Hai finito di piangere che il tuo idolino Reckless l'ha preso nel culo? Step. Eh? Eh? Ok, questo lo possiamo riciclare. E le lattine mi davano rotani, ma te ne danno veramente pochi, quindi le lattine non sono tanto worth. Minchia, la ciabatta gliela lascio qua al tipo, guarda, quello dei video su YouTube, che in caso fa upgrade. Stasera si piange e basta. Io sono molto felice invece che i miei amici Fnatic abbiano rotto il culo a quegli stronzi dei G2. In gran classe, tra l'altro, eh. In gran classe. Ma mi sta un po' in culo che non posso staccare la roba per terra. E quindi devo fare. E nei cassonetti grandi non posso guardare, raga. Nei cassonetti grandi non posso guardare. Io vorrei barboneggiare un po', così torniamo almeno a $15. Mi sento povero con $11. Modifica disegno. A plus, not bad. Not bad. Vediamo quanto vali, Giacciuma. Te 88 cent, not bad. Sciora, sciora. Cosa cazzo hai detto? Cosa cazzo hai detto? Cosa cazzo hai detto che non c'hai? Dammi i soldi. Ah, stronza. Povera anima, vedi? $5!
Questa è ricca, raga. La dobbiamo rapire e ce la dobbiamo portare via. Non posso? Mia cazzo, $5 è pieno di soldi. Fino a $5 ho sbancato, raga. Ti va qualcosa di lungo e caldo? Provo gli hot dog di Long John. Va bene. Comunque ci sono i tipi. Ma se ne investo? Ah, minchia, li posso anche schiacciare, go. Minchia, vi schiaccio col carrello, vi schiaccio. Oh cazzo, la molotov. Sì, io ho preso l'abilità che ogni pugno può stendere, ma i miei pugni non stendono mai. Aia. Porca puttana, ti tiro la tipa piena di soldi. Affanculo. Easy. Ah, adesso torniamo alla base, raga, un secondo. E voglio vedere come faccio a... Cazzo, l'ho investito due volte. Che vita di... Ah, è anche il palo linguine. E ne è morto Cugiulivi. No, il mio carrello, fermi. Ah, che morte di merda. Ridatemi il carrello, fermi, fermi. Ma cosa sta succedendo? Allora, aspetta, fatemi tornare un attimo alla base. Che non... è qua, vero? Sì, torniamo un secondo in base. Affanculo. Ma cazzo funziona i blocchi? Perché ti viene, cioè ridi, ti viene crampo alla schiena? Cioè se scorreggi ti viene mal di testa? Come sei fatto strano, Blue Cap? Beh, non utente con i 34, welcome back. Ok, allora. Ah, raid di base. Ma porca puttana, va bene, la proteggo io la mia cazzo di base. Tanto sono, non sono full vita, ma va bene. Dov'è il carrello? Carrello? Dai, il carrello si è buggato da qualche parte. Bella, Thanos con i 28. Dammi una cura, una cura. Thank you. Sono pronto. Psst, psst. Non mi servono le difese, ragazzi. Le mie difese sono queste. Le mie mani. E ma non ho i materiali per le difese, raga. Ho pochi pochi mats. Bella, ragazza, sta camicia. Ce n'ho anch'io uno uguale. La uso sempre per le occasioni speciali. Pum 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 pum. Sono pronto. Affanculo, vai a radare la base di un altro. Cazzo, non mi spaccate la base, stronzi. Pezzo di fango. Non scappi, bitch. Tecnica del piccione segreto. Vaffanculo. Ma che cazzo, non muore? Nel culo, cazzo. Ok. Ah, minchia, mi si è auto... Vai via dal mio cazzo di coso. Vai via. Non hai capito? Ti infilo i piccioni nel culo. Vai via, vai.
Tiro qua, aspetta. No. No. Dai. Dai, cazzo che ti stendo come... Ok, ci siamo, dobbiamo solo portare il peso. No, Gianni, sul culo, sul culo. No. Allora, fermo. No, lo dobbiamo prendere per il piede, perfetto. Poi ne saltiamo. Non riesco a prenderlo, sto stronzo. Ci siamo quasi. Ok. Ora noi facciamo così. Porca puttana, mi sei... Perfetto. E ora da qui si mira il bomborino e si fa pratica, vedi? Mamma mia, easy. Guarda che centro perfetto. Porca puttana, campione mondiale di freccette. Ah, l'ho preso. L'ho preso pieno pieno nel bomborino. Bene, Ben 7 con i 3 anni. Thank you so much. Grazie mille, Alvin. Affanculo, hai capito? No, mi hai desponato il coso. Ah, niente. Allora, adesso io voglio capire come fare a mettere utilità. Letto semplice, no. Dormi per passare un po' di... No. No. Sfibratore. Rifugio per senza tetto. Aspetta, un solo crimine puoi inviare in missione per missione di 3 rifiuti. Ok, mi servono 2 fogli d'alluminio. E come lo recupero l'alluminio? Mi sa che devo fare fonderia di alluminio. Ok, ceramica. Minchia, come faccio la ceramica? Ah, mi sa che devo tipo riciclare dei vasi. No, 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 l'alluminio, regà, devo fare la fonderia. La ceramica invece, da che cazzo la recuperiamo? Ceramica, io non ho visto un cazzo che possa essere ceramica. Sì che sono fatti in alluminio, ma devo fare i lingotti praticamente. Bella Gian con i 9. C'era nel banco lavoro il foglio d'alluminio? Sì, ma dice che serve... Allora, c'è il foglio d'alluminio, ma dice che serve 2 di alluminio. Dobbiamo rubare i nani dal giardino, esatto. Andiamo in giro a buttare l'occhio se c'è qualcosa di ceramica in giro. Non credo di doverla trovare nella monnezza. Involucro accartocciato. Non è che posso trovare della ceramica. Una stazione di polizia? Direi di no. Però mi dico, secondo le sigarette mi servivano per craftare qualcosa. Questi me li tengo, raga. Nei cantieri? Come scazzotta? Che si è buggata sta cosa? Ma non gli voglio chiedere la... No, non volevo chiedere l'elemosina. Ho preso 30 centesimi dando un cazzotto alla cabina del telefono. Da domani, ragazzi, ogni cellulare che vedo in giro gli do un pugno. Lattine di soda, snack.
Una piuma. Oh, è un funko. This would go great with whiskey. Oh, non ho visto nulla nel gioco che può ricordare anche solo lontanamente la... Oh, cantiere edile. Non fate gli incazzosi. Che culo, abbastanza. Però non vedo nulla di lootabile. Una sedia rotta, non credo che sia di ceramica. Buona la cipolla, andata male, minchia, le più gustose, regà. Prima hai recuperato un vaso verde. Forse dal pagliaccio, è vero che dice che hai materiali rari. Si era illuminato. Ma è vero che per un secondo mi sembrava si fosse illuminato il bidone grosso? Ah, perché devi cosare da qui? Cornice TV rotta, ci posso recuperare qualcosa di te? No, spazzatura. Ah, questo è chiuso col lucchetto. Divisione abilità nei scioni in piccionici. E che cazzo, non si sblocca? Ah, migliorata. Non si apre. Tano Ryuki. Ah, minchia, effettivamente qua dentro trovi tanta roba. E però vedi, sedia. Ho salvato il gioco dal bug. Lattina me ne frega un cazzo. Lattina. Roba cartocciata. Termosifone. Termosifone a rottami, sì, go. Ah, dobbiamo sbloccare l'abilità, raga. Magari in quelli troviamo la ceramica, boh. Boh, boh, boh. Lo so che è di ceramica, però dai rottami. Effettivamente è la prima. Aspettate che rifillo la sigaretta. E lo so che è di ceramica, regà, però in realtà sono in ghisa. Bisogna riparare il riciclatore? Ok. Sì, quei termosifoni lì sono in ghisa. Una piuma? Buma buma e buma buma e. Ehi, vicino li abbiamo trovati. Minchia, guarda qua che è tutto. Vabbè, però teoricamente dovrei. È rotto? No, 30 dovrebbe comunque funzionare benissimo. Perché non va? Ah, devi ripararla? Vaffanculo. Eh sì. What the hell? Che odio sta modalità costruzione. Allora, Ctrl T sposta tutti, ok.
prendi, control R, prendi tutti, minchia che pain. Ripara, ripara. Ma come devo ripararla? Veramente? Quanti cazzo di kit devo usare per riparare sta merda? Ma porca troia. Ok. Diglielo Anto, cazzo, con quel colore di merda. Credo tu abbia un negozio in cui entrare all'inizio del vicolo. No, minchia, devo proteggere la base dai... dai pelandroni anche. Ma io non posso fare tipo delle mura in sta base di merda? Pavimento da castello? Pavimento in cartone. Ok. La porta, struttura della porta. Muro, muro. Pavimento in lamiera. Recinzione. Perché minchia, sì, dobbiamo buildare le difese non per qualcosa, perché se ogni volta arrivano e spaccano, minchia, è un pain. Perché loro non mirano a me. Loro mirano a spaccarmi subito sto cazzo di coso. Non mi toccare la piccionaia, hai capito? Schifoso. Ti picchio sui capezzolini piccini picciò. Oh. Allora, adesso... no, perché io volevo prendere... Il problema, raga, è che non abbiamo tanti mats. No, dobbiamo cercare la ceramica. Allora, vediamo. Qui ci sono i dollari. Vediamo se in questo negozio qui magari vende qualcosa. Dov'è? Pawn shop. È un banco dei pegni, quello. Banco dei pegni, sicuramente gli posso vendere la padella. I pay top dollar for anything of value. Va bene. Come trado con te? Ah. Bring back some cool stuff. Dov'è il mio carrellino? Oh, toccate il mio carrello, stronzi. Minchia, che padellata che gli ho dato. Ok. What treasure did you drag out of the trash? Come vuoto? Me ne ha dati i soldi? Ah, ok. $8. Easiest money of my life. Ah, lui mi vende il letto comodo per $10. E basta? Devi farmi sentire se riescono più lentamente. Be sure to come back to me when you find something worth selling. Io voglio della fottutissima ceramica. Proviamo ad andare dal pagliaccio. Dov'è? Qua. Vediamo se il pagliaccio mi vende la ceramica. Minchia, che fiancata. Questi li devo rompere il culo che c'è la ricetta lì. Ma quel perk che tutti i colpi possono... Guarda il carrello che mi ha difeso. Vaffanculo. Level 7 easy. You punch like? Cosa stavi dicendo, pussy? Thanks.
I'll repay you someday. Boom. Boom, boom, boom. Di qua è il pagliaccio. Cazzo, sono finito. Ok, fammi vedere il tuo shop, Johnny. Ceramica, easy. 20 cosa? $1, $2, $10, $20. Ne compro 10, così ci guadagno. Pezzo di merda, $20, regà. Ok, let's go. Bella Nia. Ma sì, Twilight, crepi l'avarizia. Tanto guarda, adesso ci sarà un subtrain e arriviamo all'hype train di livello 5, più un rocambolesco turbinio di donazioni e via. Niente fast travel, no raga, non sarebbe realistico. Il gioco è chiaramente realistico al 100%. Fanculo, hai capito? Tecnica del piccione shuriken. What the? Arato, cazzo. Non è morto. Nel culo. Oh, cazzo. Levula via. Ok. Te passa? Impariamo la ricetta del grande tavolo. Sì, perché ho preso il perk per correre più facile col carrello. Dante Pierpollo. Allora, abbiamo percutili, impenetrabile, riduci i danni e non sparo mai, o picchio e basta. Bella Death con i 20, la polizia ci mette meno tempo, no, i taser non ti rallentano, aumenta la velocità degli attacchi corpo a corpo, aumenta il danno degli attacchi corpo a corpo, mio. Aspetta però, i creeps ti danno più oggetti quando portano a termine le missioni assegnate, esatto, visto che stiamo per mettere la base dei creep e vedere come funzionano. E vediamo come funzionano. Ketchups con le 10 sub gift. Thank you. Omega, thank you. Oh cazzo, quanta gente c'è da picchiare qua? Per il tappeto, cazzo, devo studiare il tappeto. Arati dalla solita strat del tavolo, incredibile. Noobs. Niente, fa un culo la sedia. Oh, mi dà un altro gruppo di mob qua che mi sa che sono quelli che bullizzano. Dove cazzo sono? Eccoli lì. Come ci vado? Devo... No, non farti bullizzare, Johnny, vengo ad aiutarti. Ma prima cerco, se no, cornice attimo, non me ne faccio un cazzo. Che cazzo? Bella Shining con i 47. Welcome back. Oh, questo good lo prendo. Nada. Bella Dinos con i 6 mesi, Steve con i 33. Love you bitches. Guardalo che è triggerato l'Ape Train, ve l'ho detto. Ce l'avevo questa sensazione. Level 3. Come cazzo vado là? Hop. Porca puttana, ha picchiato la testa. Dobbiamo fare un giro. Ciao Esprit. Ma cosa lanci i termosifoni?
Oh, we're just getting started. You call that a punch? Io non ho mai visto i barboni con le molotov, raga, non so voi, ma figa, qua li trovi che dormono in giro, ma non con le molotov, credo. Affanculo. Sorry for the trouble. I'll make it up to you, I promise. Bella Malefix con il mese più importante, il numero 2. Thank you, thank you. Ok. Qui siamo a casino, sì. Basta rifiuti a casa mia, cazzo. Allora, fammi vedere. Io adesso ho preso la ceramica. Quindi possiamo fare i fogli. Ah no, ok, mi serve per buildare altra cosa. Sto dicendo, ma scusa, se mi serve l'alluminio, perché ho preso la ceramica? Ok, fonderia di alluminio. Ok. Come funzioni tu? Vabbè, credo che io ci debba buttare dentro l'alluminio. Dov'è il mio carrello? Innanzitutto prendiamo questo, ricicliamo. Abbiamo alluminio? Ah no, l'alluminio si fa. E no. Foglio di alluminio. Dove cazzo lo piglio l'alluminio? Forse con i rottami? Interagisci. No, la prima ragione della legna per alimentare la fonderia. Ok. Legna ne abbiamo? Legna. Usare rottami di metallo per trattarli. Minchia, che roba! Ma che roba! Tac, lingottino! Ok. Però non con i rottami. Oh sì, cos'è che gli ho messo dentro io? I rottami? Che palle. Scusami, la legna non posso mettergliela tutta? Ah sì, vedi, ma gliela messa di più. No, cazzo, uno alla volta, che due coglioni. I barboni con le fornaci, esatto. Eh no, la sbatta è che non posso mettergliene dentro 10. Pum 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 pum. E come faccio a fare altre due fornaci, minchia? Mi sono svenato per comprare la ceramica per fare questa. Bene, mi proteggerò da solo dal raid, ma se mi rompono la fornace impazzisco, cazzo, quitto il gioco. Got it. Cazzo, non puoi mettere la roba direttamente nella cesta, puoi passarla solo dal carrello alla cesta, non l'hanno fatto quell'interazione lì. Non ho punti, va bene. Magari lo fanno i piccioni. Non credo. Dai, bitches, che vi aro. E poi vediamo di mettere la casetta con i cosi lì. Ti ho visto spawnare dal cielo. Ti ho visto, cazzo. Fuck.
Vieni qua, dove cazzo vai? Eh? Bravo carrello malefico. Come Chucky la bambola. Porca puttana, mi hai tirato la granata sulla fornace nuova. Brutto stronzo. La rotta, vero no? Pazzivo, regà. Ok, allora facciamo un foglio d'alluminio. Oggetto aggiunto all'inventario. Ok, perfetto. E poi vediamo come cazzo si fa. Rifugio per i senza tetto. Due foglie di alluminio. Mi manca uno di cartone e due di legno. Ok. Allora, cartone e legno. Vabbè, dai, quelli si trovano. Cartone, pretty common. La legna è già un po' più bastarda da trovare invece. Dai, cazzo, ne faccio del copertone, cazzo. Perché carino la spesa agli occhi? Perché io non posso parlare, lui parla al posto mio, è senziente. Dai, veramente introvabile la legna in sto paese de merda. Niente, è tutta plastica. La panchina? No, ci posso solo dormire, cazzo, non la posso staccare. Dove la recupero della legna, amici? Per me quello era voglioso di darmi dei soldi. Fermi tutti. Qui tutti i poliziotti. Dai, come non hai soldi? Dammi i soldi, stronzo. Madonna mia. Via, cazzo, via. Mi dà sempre più perché sono bravissimo. Mi serve della legna, regà. Non è che posso cioppare gli alberi, no, eh. Cazzo, un tipo bullizzato. Arrivo, io sono Milord. Oh cazzo. No, c'era un pallet per terra, davvero? Cazzo di fango. You can count on me. Mi stai salvando un botto, regà. Non è che posso lasciare i rifiuti in giro. Ah sì, abbiamo un inventario pieno perché c'è sta morda qua. Vedi il cassetto 1500 di legna, non posso iettarlo. Dove era il pallet? Minchia, il pallet era money. No, me l'avete detto che ero più o meno qui. Minchia. Go legna. Cioè mi dà solo uno di legna? Dai, come pieno?
Non ho neanche uno di legna, shit. Cosa butto? Mi mangio il gelato. Ho visto che c'era una roba stando sotto il ponte, ma vado a vedere. Ma com'è pieno? Veramente la legna stacca al massimo a 3? Sei serio? Oh fuck. Oh fuck. What? Come ho fatto a mettercelo dentro se non staccava? Cioè ha staccato a 6 ora perché gliel'ho droppato sopra. Sì, devo livellare il carrello. Muffa blu. Ok. Ciao Mistica. La muffa blu, vabbè, buttiamo le sigarette. No, torniamo un attimo a casina e vediamo. Che palle che mi toglie sempre il marker di dov'è la base. Dai, mi ha visto la polizia, veramente. Ma ci hanno messo loro il piede sotto il mio carrello. Via, 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 più veloce. Minchia, guarda quanto vado fasto ora col carrello. Bella Nick con la Legendary 35. Welcome back. Perché sono giga veloce ora col carrello. We got away safely. Allora, quindi ora abbiamo la legna. Vediamo se riusciamo a fare quella cazzo di cosa che ci serviva. Abilità, no, non era abilità. Produzione. Rifugio per i senza tetto. Ok. Tac. E quindi mo? Interagisci. Ah, oh, vuoi reclutare un creeper? Questo reclutamento rispetto. Ah, perdo uno di rispetto. Va bene. Gianni, te mi sembri uno che mi vuole far assaggiare la sua patatina invece che vuole lavorare per me. Ah, e li pago con le sigarette che sono veramente le cose che ho buttato. Fuck! Niente, ragazzi, le sigarette sono la cosa più worth di tutto il gioco. Cioè, le sigarette sono giga OP. C'è una sigaretta 10 di legna, anzi no, 5 sigarette. Ma tra l'altro magari se ne aggiungono altre. Ah, le sigarette, oh, sì, potremmo fare una missione per le sigarette, mo. Ah, innanzitutto vediamo di svuotare, ma non... non ho slot. Non ho slot, cazzo, non so dove buttare la roba. Questi li posso riciclare, vero? Hai visto dei fighi che fanno sempre gli scambi di sigarette? Ma sei vero, cazzo? Ah, vedi, però se giro troppo sopra entra la roba. Ok. No, però ho rotto tutto perché diceva che l'inventario era pieno. Oh shit, ho rotto il gioco. Ok. Non li ho dupati, vero? Sai che forse sì? 20? Vuoi vedere? Vedere un attimo. Ah, ne ho messi 2.
Ah no, perché ne fa più di uno. Ok, no, giusto, è vero, ne da 8 quello. Ok, ok. Devo riuscire a fare un'altra cesta, ce la facciamo? Legna, chiodi, riusciamo a fare dei chiodi? Ok. Va bene, qua mezza compenetrata mi piace tantissimo. La roba lasciata per terra scompare dopo poi? Eh sì, assolutamente sì. Allora, mi sta in culo sta cosa. Cioè, non hanno messo un tasto con cui... No, non c'è un tasto. Cioè, Ctrl T devo fare. Che merda. No, non è vero, me l'ha preso in mano. What the fuck? Ah, perché ho fatto Ctrl R. Allora, metti giù i funghi, metti giù i lingozzi. Il repair kit, metti giù i corni strani. E il cassetto invece lo ricicliamo. E poi la legna la pigliamo. Giro per le sigarette, raga. Le sigarette, dove ci sono i bar, ne troviamo sempre un botto. Sui tavolini ci sono sempre i posacenere, esatto. Easy. Easy. Buono panino. Aspetta che questa qui. Dai, Perrandolino. Stay away from me. Perrandolino. Niente, Randolone. A te non te li danno i soldi. E invece, guardalo. Tanto 16 centesimi, Randol. Credo che sia la donazione più piccola che mi sia arrivata. Credo che veramente nessuno ci abbia mai dato così poco. Non vale un cazzo per i nostri contribuenti. No, un altro raid. Chiedi ai creep di occuparsene. Ok. Minchia, non è che posso sempre tornare a casa. Ah, è simpatica questa cosa del carretto, però minchia mi piacerebbe lootare la roba. Pare che devi andare in giro a vomitare. No, la polizia, cazzo. Shit. Shit, 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 shit. Affanculo. Via, via, via. We've lost them, but for how long? Vedete che non ci vedono più? Minchia, qui c'è il tesoro segreto dei barboni. Cartone. Not today. Not today, bitches. Ok. Yeah. Guarda il mio carrello che tenta di montarsi una utilitaria. Bravo carrellino, bravo. Tenta sempre di infilare le tue rotelline in ruote più grandi. Mi servono dei tavolini con i posaceneri, dai, eh. Là. Aia.
Che cazzo? My buns. See how soft they are. Tocca i miei panini, guarda come sono morbidi. Non voglio toccare i tuoi panini. Mi fido. Grazie. Sembrano tutti dei pervertiti i venditori ambulanti hot di questo dogs, gioco. Dogs, yum, yum, yum. Come and taste the Long John's hot wiener. Non voglio assaggiare il tuo caldo salsicciotto, Long John. Ma grazie dell'invito. Ho trovato un hamburger andato a male. Senti come, come fragra. Ah. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Aspetta, regà. Non avevo pensato alla porca puttana. Easy money! This is perfect! A masterpiece! Look at this! Every bit helps, right? Tac! 66 cents! 33 per 2! Easy! Oh! Per finta di niente, eh? Tac! 55! You need this more than I do. E voilà, 91 profit. I'm 22. Barbone. 65, niente, minchia, poveracci, cazzo. Fate, siete più barboni voi di me. Non bullizzato. Non bullizzate la gente. Aia. Non dovete bullizzare la gente nel mio cazzo di quartiere. Ma cazzo, c'è la polizia? Cioè, la polizia non dice niente che c'è uno stronzo che tira le molotov. Rompe cazzo a me se faccio la pipì su un passante. Tavolina a destra dove? No, grazie, non ci tengo a mettermi in bocca un paio di squisite palle bianche. Ma sei gentile. Ti auguro un'ottima giornata. Sono però sicuro che in chat ci sia qualcuno che è interessato. Dov'è? Una sigaretta, una sigaretta. Go away. Una sigaretta, una sigaretta, eh? Una sigaretta, una sigaretta, una sigaretta, una sigaretta, eh? Devo fare un tiro, 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 tiro. Dove cazzo è il mio carrello qua? E questo era il mio gioco con la transenna. What the hell? Vabbè, raga, ma c'ho infinite sigarette. Ora quante ne ho? Ciao, Saif. Ho 23 sigarette, cioè. Posso praticamente scatenare una guerra pagando barboni in sigarette con 23 sigarette. Ma che roba? Pum, tchikitum, pum, pum. Ok, questo è il punto tattico, raga, delle sigarette. Fammi vedere dove siamo. Alto a destra rispetto a casa nostra. Qui ce n'è proprio un botto. E sicuramente respawnano. Ok, possiamo tornare a casina. Anzi, già che siamo qui, vediamo la main.
Hai dei punti skill. Poi aumenta la velocità di attacchi corpo a corpo. Aumenta il danno. L'ho già preso. No, non l'ho preso. No, dovevo prendere lo spazio nel carrello. Sono uno stronzo. Open up, fuckers! I want my body back! Oh yeah! My friend wants his brain back as well! Open up or face the wrath of the Pigeon Master! Can you please stop doing that? Mr. Bones Vero, has just Esprit. Installed the new bulletproof doors and windows. He can be quite emotional when it comes to scratching them. Oh yeah? We'll see how emotional he gets after I scratch his fucking... Do you have an appointment? Of course not! I don't need an appointment to... Oh no, I'm sorry. I would lose my job if I let anyone in without an appointment. Listen, I'm here to... Brutta stronza di Janine, facci entrare! If you do it now, I bet I could fit you in for a meeting sometime next month. No way I'm gonna wait for... Sorry, I wish I could be of more help. Goodbye now. Fuck! What now? Any ideas, pal? If I were you, I'd go away now. Mr. Bones hired new security guards, and they don't seem happy about you being around. Psst. I can help. Meet me behind the hospital. Oh, God, son. Who was that guy? He was wearing a lab coat. I don't trust guys in lab coats. They remind me of this one time when I lost my body and became a fucking shopping cart. Fun times. Fun times. Doesn't seem like we have much of a choice, huh? He told us to meet him next to the hospital. Maybe he's just a doctor with a soft spot for bums? You know, free medical service and stuff. Nothing evil, twisted, or dangerous, like with most of the people we meet. Who am I kidding? Let's go see what sort of crazy person we have to deal with this time. Secondo me, una piuma! Poggers! Bisogna strafe jumpare per prenderla. Porca puttana. Porca troia lungo. Fuck. Io posso zompare sul carrello? No. Cioè forse sì. Ok. Ma secondo me se mi metto qua in alto basta anche che salto dritto. Che non salta un cazzo. Se... Prendila! Allunga sto braccio barbonico. Perché le piume? Non lo so, credo che siano dei collezionabili le piume, perché non mi danno nulla. La potenza dello strafe jump. Allora, dov'è il tipo? Vaffanculo, era qua sotto. Già ne qualche piccola macchionina. Cosa cazzo? Hey nerd, you said something about helping us out. Fascinating. An inanimate object able to move on its own and use human speech. It seems Evil Way experiments are moving forward even without me on the board. And who are you exactly? I'm Wilbert East, doctor, chemist. Visionary! Visionary! It was the only company interested in sponsoring my experiments. Science can take us to some dark places. They were the only ones who accepted that. It broke my heart when it turned out they were only looking for profit. I couldn't work for them. I'm a mad scientist, not a capitalist. Anyways, I'm a mad scientist. I know the exact location where they conducted their research. Oh chat, domanda, visto che ne parlavamo oggi pomeriggio sul gruppo Telegram, ma a meno che non si parli di tette lì nessuno salta fuori. Ma io ho visto, è una domanda per i LOL player o comunque quelli che sanno come cazzo funziona. C'è Clash oggi e domani. Cioè noi domani possiamo fare il Clash volendo, cioè volendo se mettiamo su il team del pollame possiamo fare il Clash insieme? O dovevamo farlo oggi e domani? The ingredients, the alchemist himself.
Show me. It seems we don't have a choice, pal. Do your magic. What do you mean you don't remember? All right, half brain. Sorry, pal. I keep forgetting. Non ho capito, hai detto tette o lol? Sono sinonimi. To be honest, but I do remember one recipe of yours. Hopefully, it will be enough to convince the doc. The recipe started with a beer. Oh cazzo, go! Quindi prendiamo la birra e la mettiamo nel calderone. Il quadrifoglio, dove mi... Oh la madonna. No, wait, that wasn't it. Take it out. Come tiralo fuori? E come lo tiro fuori? Dai un calcio al calderone per riprenderti l'ultimo ingrediente, ok. It was a dragon horn flower and a head of bear garlic. I'm sure of it. Ok. You need to throw it into the pot. Right, okay. Now cook it. You may not remember how, but I'm sure it will all come back to you naturally. Ogni giorno è fine a se stesso, ok. Basta che tu dici... A che ora è domani? A meno che non abbiamo... Sono turni differenti. Ok. Era ieri e oggi? Ah, ok. Quindi, niente, la rip. Fusdo beer! Mmm, Fusdo beer. A potent brew with a potent smell. Drink it and release a mighty garlic-scented burp. Its unrelenting force will send people flying. The smelly fumes are also highly flammable and will ignite when the bottle breaks. Simply throw it to create a fiery explosion. Oh, la Madonna. Let's go. I see. Can you replicate the results? I will provide you with more ingredients. Go on, pal. Just use the book and craft another one. I'm ready. The book. Fusdo beer. Prepara la pozione. Fascinating. Time for a field test. Let's see how these boxes react to your mixture. Okay. Oh la Madonna. If my observations are correct, then each brew also has an alternative. Can you demonstrate? Okay, Ora rispondiamo alla categoria di costruzione. Ok, quindi se la bevo faccio l'urlo. Fascinating. This should make my study much easier. As promised, here is the data you were looking for. If Evil Way did experiments on you, this is the place where it happened. Iniziato per un disastro, ok, mi ha dato anche 69 centesimi. Thank you, Johnny! Ok. Quindi adesso possiamo fare anche le Fusdo beer. Va bene. I'm happy. Shalalala. Allora, io voglio andare a casina adesso. E dare le sigarette al mio barbone preferito per mandarlo a gatterare. Pom 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 pom. Oh, cazzo di strada devo fare? Ma che palle. Go a prenderci uno di... Ah, vedi, i tipi che bullizzano spawnano sempre negli stessi angoli però. E questa è la terza volta che lo salviamo. Pum 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 pum. Notte croc, dormi bene. Pum 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 pum. Allora, let me see. Allora, io adesso vado da barbone. E perché non mi segna le sigarette? Perché le devo mettere nel coso qua? What? Non è abbastanza ingredienti. Devo averle addosso? No, è impossibile. Non esiste addosso. Uh,
Ah, perché sono i pacchetti. Aspetta, allora. Sigaretta. Minchia, con 5 ne faccio una, perché quelli sono mozziconi. Ah, però con il tabacco, se io riesco a craftare il tabacco e a piantarlo, con la carta faccio 20 sigarette a botta. Ok. Ogni 2 settimane il clash, ok, ok. No, per una sigaretta mi prende 10 rottami o 10 di cartoni, ma è istantanea la cosa, ci metto un po'. Ah no, vedi, sì, lui chiude la te, ma rimane dentro? Gianni, ma lo stai cacando? What the hell? What the hell, guys? Cioè, cosa fa? Caca rottami, cioè mangia la sigaretta e caca rottami. È come la... è come quelle scimmiette, raga, che gli dai il... gli dai il caffè e lo cagano più buono lì. Oh, cazzarola. Cazzo, cazzo. Si abbassa e si parla ad opera. Ah, vedi, me lo lascia qui. Thank you, molto gentile. Ok. No, non voglio la birra. Vabbè, andiamo avanti con la main. Ma mi devo curare, cazzo. Tu lo berresti quel caffè? Quello cagato dalle scimmie? Sì. Perché no? Cioè, non è che ti mangi il chicco che si è appena cagata la scimmia, eh? Ah, mi sarebbe piaciuto se fosse stato più semplice costruire la base e fare tutte le cose. Cioè, un pain che dopo 3 ore che gioco ancora non sono riuscito a mettere giù 2 pezzi di cartone perché costa troppo. Ti bevi solo l'acqua che ci filtra in mezzo. Ma come siete, regà? Sì, devo usare il carrello. È che è scomodo, regà. Cioè, vai velocissimo, eh. Bella trempo con i 5. Thank you, Johnny. Welcome back. Grazie. Oops. Come passiamo in mezzo qua? Dovevamo trovare le basi dove ci sono i graffiti, ma io non li ho mai visti questi graffiti in giro ancora. Oh, cazzo. Cos'è? Caminetto di fortuna? Cioè, fatto con un televisore, fighissimo. Mi rompo il culo, si rompo. Ciao, Andy. Natemi, Kiru. A martedì. No, di qua non si passa. Da qui un po' di cartoni. Vieni, sta sul cazzo che non mi fa staccare le cose. Cioè, sarebbe stato... Non è brutto il gioco, eh. Cioè, nel senso, ha la sua parte divertente, eccetera. Però è parecchio, parecchio legnoso in tutte le cose. E non è fatto malissimo, volendo vedere. Cioè, alla fine, per essere un giochino del cazzo, senza pretese, è abbastanza good. Struttura della sedia, no. No. Cioè, anche la quest non è male. I dialoghi, tutte le varie cose. Ciao, Necro. Legno. Però è proprio sbatta la questione della base. La questione che potevano mettere Tommy. Va bene all'inizio. Mi va bene all'inizio che devo mettere le robe nel carrello. Poi mettimi un upgrade che... Proviamo il super rutto, va. Vediamo com'è. Oh,
Arati. Dicevo, un upgrade che se raccolgo una roba me la mette direttamente nel carrello. Graffito dietro di me, adesso vediamo. Grande di uscito completo, no. Not yet. Un graffito dietro di me dove? Non è quello, regà, eh. Bella Dave con i 53, sono i graffiti tipo con gli scarafaggi. No. Sono i graffiti con raffiguranti di scarafaggi che dobbiamo cercare noi. According to the intel provided by Dr. East, there should be 10 cameras hidden around here. Let's take them out before we go in. Maybe we could use your explosive pigeons for that. Ok, questa è una secondaria. Però dobbiamo usare la piccionaia a casa. Ora, quale sarebbe il tuo obiettivo? Non lo so, devo andare a prenderla la main quest ora. Ah no, credo che sia questa, sì. Niente, dobbiamo andare a casa e upgradare l'abilità a livello 2. Per quanto esce, è un gioco Microsoft ora che esce, addio. È un gioco che ci metterà una vita e mezzo a uscire quello lì, sadly. Però era carino, eh. Carino carino Grounded, me l'ho divertito. Ah, dobbiamo pimpare il nostro piccione per farlo diventare un piccione esplosivo. Che regalo, ma ogni sera uscirò a cena dopo infinito, cazzo. Ogni sera uscirò a cena dopo infinito. Vado fuori a mangiare, cazzo. La sciabatta. Domani scialacquiamo, cazzo. Alla fine sushi, sì, io non volevo andare al sushi, ma andiamo al sushi. Porto il carrello per gli avanzi, assolutamente. Un giocattolino. Allora, dobbiamo passare di qui. E comunque, come vi dicevo oggi pomeriggio, olio che niente, che cazzo. Allora, già che dobbiamo andare al sushi e siamo in tre, cioè, già sto male. Cioè, mi viene... Se non è un olio che niente, muori. Beh, a parte che i bambini credo che paghino meno. Allora... intanto fammi mangiare. Pom 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 porom. 60% acqua, 5% cibo. Allora, consuma questo e beviti questa, bravo. Io 11 giorni mi faranno la prima dose. Su, dai. A Marta piace il sushi, no. No, no, no. Ah, dipende, c'è un altro bambino, se lui lo mangia sicuramente lo assaggia anche lei. Lei l'ha assaggiato una volta e no. Probabilmente se l'altro bambino lo mangia sicuramente anche lei non dovrà fare. Casualmente piacerà anche a lei. La psiche, cazzo. Ok, allora usa piccione per migliorare la tua abilità. Piccione a livello successivo 1. Niente, è rotta. Fanculo. Vedi che... Vedi, anche questa roba qui è abbastanza di legno. Cioè io li prendo, faccio... Ah, prendi... Ctrl L, R, prendi tutti. Ah, ok, posso aggiustare la manetta.
Ok. Ah, l'ho pimpata? Sì. Distruggi le videocamere usando i tuoi piccioni esplosivi. Cosa? Mi si è buggata la vita dalla cassa. Shit. Ok. Qual è il fidanzatino, Campari? Hai capito? Non pensare minimamente a certe parole. Spezzo le gambe, fidanzatino. Beh, il padre fa l'agente immobiliare, quindi... grana c'è. Minchia, guarda com'è fiero il mio nuovo piccione. E ora possiamo anche aprire i cassonetti con i lucchetti, vero? No, io gli ho detto a Marta, non ti devi trovare uno ricco, perché prima o poi le cose vanno a puttane. Se ti trovi uno ricco non saprò neanche che cazzo fare. Se invece ti trovi uno povero, camperà sempre. Questo non gli ho detto, che questo comunque non preclude il fatto che quando sarò vecchio mi dovrò mantenere. E per me la vecchiaia parte da 40 anni. Quindi ha 4 anni la signora. Per iniziare a darsi da fare. una telecamera qui. One down, nine. Ah, ma c'è i petardi, mi immaginavo chissà che esplosione. Oh. Esatto, quello ricco può diventare povero, quello povero può diventare ricco. Ne mancano due. Una. Dove cazzo è l'ultima? Me la segna tipo qui, ma non la vedo. Guarda lì. No. Dove cazzo è? Me la segna tipo... ma vaffanculo. Eh no, l'avevo smirata, mi sa. L'avevo smirata. Dove devo andare? Entra nel magazzino? Ah. Go. Doc didn't lie. This is the place. Evil Way. Ah, qui dove hanno fatto gli esperimenti per... cioè che hanno rubato il corpo al carrello e mi hanno rubato la voce a me. Che inizialmente io pensavo fossi unicamente pazzo e in realtà ero io che parlavo, ma ero convinto fosse il carrello. Invece no, cazzo, è proprio così. I'm not crazy. Cioè, vedete, per essere un gioco del cazzo, minchia le ambientazioni, la storia. However, it seems we're too late. They left and took most of the stuff with them. Let's look around. Maybe we can find some clues as to their new whereabouts. No, 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 no. Trova gli indizi. Hey, this is me. I mean, it's the same shopping cart. What I'm currently possessing. Okay. Hobo sign. I haven't seen or used those in years. It says
This is a good place. Che ragazzi, stanotte ho fatto, cioè stanotte ho fatto mattina, right. Quindi è un po' strana come cosa, però stanotte ho fatto mattina, come vi ho già detto oggi pomeriggio, riguardandomi fottutamente Prison Break. Che bella la serie, che belli gli attori, it che bravi. Like mi ricordavo più bravo lui, il protagonista, invece non mi piace per niente. Non mi piace per niente lui come recita. Invece lui me lo ricordavo bravissimo. Sì, poi mi ricordo che è andato un po' scemando, Però pur avendola già vista, minchia, mi sono... è vero, è un sasso lui, è un fottuto sasso. Poi c'è la tipa che è quella che ha fatto The Mentalist, che minchia, ieri sera guardavo e dicevo, ma io cazzo questa dove l'ho già vista? Ed era la tipa che ha fatto tutto The Mentalist. E c'è quell'altra che ha fatto... cos'è? Lost? Non mi ricordo. Sì, l'altra ha fatto Lost, mi pare. Pum pum. La Tancredi. Ah, The Mentalist non brutto, Però io preferivo tutta la vita... quell'altro. Oddio, come si chiama? Dai, regà, l'altro. Non il Tenente Colombo, dai. C'è The Mentalist e quell'altro, col tipo figo. No, minchia, che bello è White Collar. Lie to Me, bravi. Lie to Me. Oh, ma gli altri indizi? Lie to Me per me è 100 volte superiore a The Mentalist, perché The Mentalist è stupido. Cioè, The Mentalist è fantascienza, cioè nel senso, lui si vede le cose, vabbè. Invece Lie to Me ti spiega psicologicamente parlando come arriva a determinate cose. White Collar, vabbè, non c'entra niente con questi, però bello. E anche lì gli attori bravi, raga. Poi vabbè, sapete che io ho un debole per gli attori bravi. C'è la scala? Ah... no, ma non ci arrivo con la scaletta lì. No. Sono un barbone ciccione, cazzo. Numbers mai visto. Ma dove cazzo sono gli altri indizi? Me ne mancano due, tra l'altro. Cioè, neanche dici l'ultimo imboscato. Non quella, è quale? Ah, quella? No, non posso prenderla. A meno che... proviamo, ma a me non sembra di arrivarci. Proviamo a metterci sotto il carrello. Figa, c'è la guida invertita del carrello, regà. Quando vai in retro è un delirio. Ma se il terreno è piano non riesco a saltarci sopra. Lancia il piccione. Ah, vero, cazzo, magari cade. Va bene. Oh, questo è uno. Why do I have to read it? Fine. As expected, trying to make a hybrid with non-organic matter resulted in the death of the subject. Remains dumped to the streets in accordance. Ah, figo, Orion. No, mai vista. E a me è un'altra serie simile, lontanamente. Vabbè, quella che adesso è venuta in mente. Lie to, non Lie to Me. Quella dello stesso regista di Lost.
con la P, che c'è il tipo di Lost, quello del computerone, cervellone. Madonna, raga, mi sto rincogliendo. Person of Interest, Person of Interest è strafiga. Person of Interest mi è piaciuto un botto. One capsule dehibernated. Dehibernated. Due equipment failure after switching to cheaper parts in accordance with the new Evil Way cost saving policy. Other capsules opened manually. Work suspended until test subjects are retrieved. E comunque vedendoti le serie vecchie, okay, ti rendi conto di come quelle nuove te le guardi e dici anche che sono carine. Però ormai la qualità delle serie è scesa tantissimo. Then maybe they can help us out. We are fellow experiments, after all. Also, this is the only lead we have right now. Vero, Don. So we have to follow it. Let's see. One got free by accident and let the others out. Tu guardi anime? No. Sono un po' un hater degli anime. It was too dangerous, so he escaped. Perché proprio come dicevo sono, cioè mi piacciono proprio gli attori a me. Cioè a me piace la recitazione dei personaggi delle serie e quindi i cartoni animati non mi dicono nulla. Cioè anche che possano essere disegnati da Dio, sembrare veri, avere le storie fighissime, non mi appassioneranno mai i personaggi. Per continuare la missione torna fra le 22 e le 2. Non hai mai visto Akira? No. Li ha chiamati i cartoni animati? Sì, l'ho detto apposta per triggerare qualcuno. Però vabbè, alla fine sono cartoni animati. Io come faccio a sapere che ore sono? Come si desuba? E vabbè, raga, non è che sto dicendo che se uno guarda gli anime è un coglione. Sto dicendo che a me piace piace la recitazione. E diario? No, statistiche, no. E quindi giustamente l'orologio sopra la mappa. E dove cazzo è? Ah, minchia, sotto la mappa in basso a destra. Porca puttana. Ok. Dobbiamo dormire di brutto. Sì. E allora quella è la minimappa, non mappa, minimappa. Il topo malefico è affini. Cos'è il topo malefico è affini? Io ho sentito chiaramente i cartoni animati di La Scimmia Mia e guardo cos'è. No, ma so che ci sono degli anime che trattano argomenti sicuramente non da bambini. Però, ripeto, non... come si dice? Non mancando la componente della recitazione, non mi piace. Cosa facciamo oggi, prof? Conquistiamo il mondo. Quello che tentiamo di fare ogni giorno. Ma non è una questione di essere un boomer. Vedi, siete voi che siete... Cioè, o le cose si fanno come dite voi oppure no. Dovreste provare a fare il mio lavoro. Mi trovereste una chat piena di stronze che vi mandano a fanculo dopo 2 minuti. Ah, deserved. Io non sto neanche dicendo che non mi... Cioè, ripeto, manca proprio quella componente che è quello che me li fa guardare.
Mica, adesso ci abbiamo. Secondo me non fanno un cazzo di danno, raga. I pugni saranno sempre comunque meglio. Tra un minuto mi raidano, gli rompo il culo. Io l'unico anime, l'ho già detto, che avevo visto perché la mia ex mi aveva rotto i coglioni, mi aveva costretto a vederlo, era Fuliculi. E non mi aveva dispiaciuto. Cioè, devo ammettere che la storia era carina. Come per dire, non mi è dispiaciuto Berserk, cioè assolutamente. Nei live action dei vecchi film Disney, che ne pensi? Me Fuliculi si chiama, lo trovi, si chiama FLCL. Però vabbè, c'era la protagonista con la chitarra, le musiche erano belle. Esatto, Spada. Devo dire che gli attori di serie TV sono dei cani inguardabili. Non è vero, alcuni sono bravissimi. Alcuni sono bravissimi e infatti noti che sono sempre gli stessi. Cioè, gli attori bravi delle serie TV, ragazzi, sono sempre loro. E infatti una cosa chapeau di Lost è che comunque ha un casting della Madonna, gli attori. Ma che cazzo! Ok. Era un basso, vero? È vero che era un basso? What the hell? Ma che cazzo? Ma è affanculo dalla mia base. È uscito il seguito? Già per dire, dopo di quello mi aveva fatto vedere quello, mi aveva tentato di far vedere quello della trivella. Adesso dico una cazzata e mi so. Tengentoppen Gurrenlagen, una roba del genere. Tengentoppa Gurralaga, può essere? Gurrenlagan, ok. E mica sono passati 20 anni, raga. Cioè, vi sto parlando di robe di, no, 20 anni fa no, però 15 anni fa. E niente, lì ho capito che forse la nostra relazione doveva arrivare a un punto di scissione. Però no, quella non mi aveva preso. Io non sono Lost, sai cosa? Lost è stata la prima vera serie TV, per come le intendiamo noi ora. Perché già prima c'erano, però Lost è stato il cambiamento. Cioè, è stato il punto dove la gente ha iniziato a dire minchia. Non lo so. Secondo me è da lì che hanno iniziato ad andare di moda. Ce n'erano altre più fighe prima, perché mi pare che tipo The Shield è uscita prima e comunque è stata enorme. Ma Lost è stato il primo fenomeno enorme. Lost è brutto? No, dai, non è. Allora, Lost purtroppo si sono un po' sputtanati, però non è brutto. I Soprano, The Wire, esatto, ce n'erano altre, però qua in Italia, secondo me Lost è una delle prime che ha avuto successo. Sì, Samuel, io ti parlo a livello di massa. Io sono onesto, prima di vedere Lost, cioè pur essendo uno che comunque con internet ha sempre avuto a che fare, non avevo mai visto una serie TV. Mai, guardavo solo i film. Esatto, Lost è un po' la madre delle serie moderne. Che poi abbiano fatto una puttanata, eccetera, ok. Però secondo me è una delle prime cose dove la gente non vedeva l'ora del giorno tot per vedere su, credo, ai tempi Sky, la puntata settimana dopo. E ma vedi X-Files, Beverly Hills, quelle robe lì, beh, abbiamo capito che il gioco ci ha rotto i coglioni. X-Files, Beverly Hills, sono, cioè, X-Files, se ti perdevi 5 puntate cambiava qualcosa? No. Lost, se ti perdi 5 puntate non capisci più un cazzo. Cioè, spuntano 3 personaggi nuovi, 2 sono morti, 1 ha la voce di un altro e il corpo di quell'altro ancora, e dici what? E c'è il fumo, e poi arriva un pazzo, altri, e tu dici vaffanculo, torna a vedermi Dr. House, che anche se perdo 5 episodi va bene. Si spacciavano le pennette USB per Lost, sì.
Io per dire Dr. House l'ho visto dopo Lost, ma molto dopo Lost, perché è proprio la prima serie che ho detto devo vedere tutti gli episodi dal primo all'ultimo. C'è la prima serie che dici minchia, sono andato a letto a dormire alle 5 e ho iniziato a vedere la serie alle 10 di sera perché non riuscivo a staccarmi. Poi figurati mica i tempi su DVD, perché non mi ricordo che l'ho vista su DVD o proprio col cofanetto, bellissimo. Alias, tante volte ho pensato di iniziare a vederlo, ma no, non l'ho mai visto alla fine. Tu hai tutti i cofanetti originali. Anch'io ce li avevo. Sì, ce li avevo anch'io, quelli sono rimasti dalla mia ex, sì. Cazzo. Ce li avevo anche in Blu-ray, mi pare. Fuck. RIP cofanetti di Lost. I cofanetti di DVD di X-Files. Sì, X-Files l'ho visto un botto per una vita, però non credo di aver mai visto tutto fino all'ultima puntata, ok. Sto pensando cosa possiamo fare in questa ultima ora e mezza, perché mi sono un po' spaccato di sto gioco. Ah, Giulia. Mi ricordo con affetto solo Dr. House. Ma Dr. House, anche quello, l'ho visto un po', l'ho visto un po', poi l'ho abbandonato, perché comunque... No, basta video, regà. Dai, abbiamo fatto. Se no, poi il Venertube va a morire. Scrubs mai visto, no? No, però vedete, io sono un po' stronzo su alcune cose. Cioè, esempio, Friends, quelle robe lì, non ho mai viste io. Potremmo farci un paio di flex con il pollame? Sheltered 2 a caso? Ah, il gioco dici? Ci vorremmo degli anime. Gamelist no, raga, perché ve lo dico già io. A breve non c'è niente che esce. Guarda, ci salva Brit Edge. Ci salva Brit Edge, che martedì iniziamo Brit Edge. Volevo iniziarlo stasera, però ho detto domenica. Domani lunedì non mi va ad iniziare un titolo che comunque ha un pelo di storia, eccetera, e piantarlo lì. Poi domani, che è lunedì, non c'è lo stream, ricominciamo martedì.